Buongiorno. Io sono Sofì e lei è Mani. Insieme siamo Las Lunas. Estrellitas, siete invitate e invitati tutti alla nostra colazione di domenica mattina 22 maggio. Oggi è un giorno speciale perché, dillo tu Sofì, è la prima comunione di mio cugino Oscar, evviva! Quindi oggi dobbiamo prepararci e andare in chiesa e poi ci sarà la festa con la torta. E Estrellitas, anche voi magari avete la comunione proprio oggi o l'avete già fatta? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Allora, voi dovete sapere che Sofì, anche se fa la quarta elementare, quest'anno non farà la comunione. Esatto. Perché? L'anno scorso, quando ero in terza, non ho fatto catechismo. L'anno scorso l'hai fatto? L'anno prima? In seconda? O l'anno scorso? No, in terza. Mi sto confondendo, vabbè. In terza! Comunque, non l'ho fatto perché c'era il Covid. Il primo anno di catechismo non l'ha fatto. Quindi ha iniziato in ritardo e praticamente adesso lei sta facendo catechismo al sabato, tutti i sabati, insieme ai bambini di terza elementare. Anche se tu sei in quarta, stai facendo catechismo con i bambini che hanno un anno in meno. Quindi tu farai la tua prima comunione l'anno prossimo! Intanto stiamo facendo colazione, siamo ancora in pigiama. Allora, ieri la mamma mi ha fatto le trecce perché... Adesso sono tutte disfatte. Sì, ma perché ho dormito con le trecce, perché io voglio avere i capelli ondino, mi piacciono troppo. Quindi dovete sapere che se voi andate a letto con le trecce e se poi sono anche bagnate è meglio. Il giorno dopo, sì esatto, se sono bagnate è anche meglio. Il giorno dopo dovrebbero venire i capelli ondulati. Estrellitas, ma anche voi mangiate in questo modo, come una scimmietta? Sofì, ma cos'è quella gambetta su? Seduta bene. Comunque, Estrellitas, scrivete qua sotto se anche voi mangiate così o così. Non si fa. Ok, Estrellitas, mi sono lavate i denti e sta venendo la nonna per la comunione di Oscar e dopo ci continuiamo a preparare. Chissà quando arriverà. Ciao! Ciao, nonna Rosy! Amore mio! Oggi c'è la comunione di Oscar! Certo, ci faremo belle col mio vestito, vediamo. Certo. Adesso ci prepariamo, ragazze! Yeah! Ho portato il mio kit di bellezza, vediamo se posso un po'... Ma sì, ma tu sei, bellissima, nonna Rosy! Vero, Estrellitas, che la nonna Rosy è bellissima? Sì, sì. Chi di voi l'ha già conosciuta la nonna Rosy? Andatevi a vedere il video dove rapiscono la nonna Rosy, ve lo lasciamo qui. E ci siamo spaventate molto. Ma poi, Estrellitas, grazie a voi siamo riusciti a liberarla e abbiamo salvato la nonna Rosy. Vi lasciamo qui anche questo video. E adesso andiamo a prepararci, siamo emozionate! Per la comunione di Oscar! Estrellitas, non ci posso credere, manca solo mezz'ora e ancora siamo alla fase trucco e parrucco. Siamo veramente in fibrillazione coi tempi strettissimi. Un po' di rossetto. E ora è arrivato il momento di scegliere il vestito per la cerimonia.
Per me e per Sofì. Ma vedo che il papi ha già scelto i suoi vestiti. Sarà molto elegante. E Strigita, siamo in macchina, stiamo andando in chiesa e siamo pronte. Dopo vedrete i nostri outfit, perché non abbiamo fatto in tempo mentre ci preparavamo a registrare. Vi faccio solo vedere i capelli di Sofì come sono venuti ondulati. Io adoro i capelli a ondina. Con la tecnica delle treccine tenute per tutta la notte. Andiamo! Eccoci qui, siamo in chiesa. Wow, Sofì, che vestito super bello! Vi rendete conto? E la nonna? Eleganza! Adesso è arrivato il momento di entrare in chiesa, dobbiamo andare. Eccomi! Anch'io sono pronta, andiamo! Entriamo, anche il papi è pronto e prendiamo posto in chiesa. In chiesa bisogna mettersi il giacchino per coprire le spalle, giusto Sofì? Sì. Cuginetto Oscar e Sofia, appena fatto la prima comunione. Non vedo l'ora di mangiare la torta. Poi c'è ancora da mangiare tutto. Le pizzette, ma quanto si mangia? Tantissimo qua, tanto. Wow. Sofì, poi se ti vuoi cambiare ti ho portato il cambio. Grazie. Con una bella maglietta, anche se così stai benissimo. Ti ho beccata, ecco cosa sta facendo. Allora Stritas, voi dovete sapere che quando non si sente fiatare neanche un respiro e Sofì è zitta zitta, o sta combinando una birichinata, come diciamo qua a Milano, una marachella, un guaio, qualcosa, oppure sta mangiando i dolci. In questo caso si sta già dando da fare, perché il buffet è grosso e da mangiare ce n'è. Che bocca grande. Vi piacciono i dolci, Estreita? Penso che sia la parte più bella della comunione, vero questa? Sofì che sta giocando a palla con il cuginetto di bambine. Mentre Sofì continua a giocare, io sono qui con la nonna Rosy che mi sta offrendo, cioè scusate, con tutte le cose buone, proprio il sedano. Ma io non lo so. È buono. Il ricevimento va avanti. Come potete vedere qui c'è un gazebo e tutte le persone sedute che parlano, si rilassano e noi ci mangiamo le verdurine. E adesso andiamo a spiare che cosa fa il papi. Qua vediamo l'outfit in giacca, ragazzi. Ma il papi di solito si veste sempre sportivo. È la prima volta, o quasi, che lo vediamo vestito così, super elegante. Cosa stai facendo, scusa? La partita. La partita, ecco cosa stava facendo il papi. Sta guardando la partita per lo scudetto del Milan. Ma chi vince, scusa? Il Milan. Sta vincendo il Milan, quindi c'è possibilità di vincere? Certo. No vabbè, io non ho parole. Ecco cosa stava facendo il papi, che non lo trovavo più.
si sta guardando la partita del Milan. Ma voi vi rendete conto? Andate a una cerimonia, andate a una cerimonia, andate a una comunione e che cosa fai, papi? Si va a vedere la partita del Milan. È proprio un inguaribile sportivo, ragazzi e ragazze. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, cliccate la campanella e lasciateci un like se anche a voi piacciono le comunioni, oppure se avete fatto la comunione lasciate like. Sofì, ti stai divertendo? Sì. Sai cosa sta facendo papi? Si sta guardando la partita da non so quanto tempo del Milan. Wow. Niente, è scappata anche lei. Mi hanno lasciato tutti da sola. Sono stata abbandonata. Eccoci qui, siamo ancora alla comunione. Siamo veramente distrutte. Cioè, macchie ovunque. Macchie, non le avevo viste. Praticamente siamo sfatte, ragazzi e ragazzi. Perché abbiamo giocato a pallavolo, abbiamo fatto delle partite divertentissime. Siamo veramente distrutte a livello estetico, cioè siamo tutte sgangherate. Comunque, forse voi vedete che è un po' più giorno, però qua sta iniziando a fare buio. Si sta facendo buio, ragazzi, è già ora di cena. Allora, Estrellita, siamo a casa. È stata una giornata lunghissima e tardissimo e domani c'è scuola. Che ore sono? Le 10? È anche più tardi, non voglio dirlo perché veramente... Mezzanotte? No, però sono le 10:30 passate, dobbiamo andare a letto che domani bisogna alzarsi. Ma non potevamo andare a letto senza salutarvi, Estrellitas. Con i saluti a sorteggio. Voi per noi siete importantissimi. E quindi iniziamo a leggere veloci. Aspetta, aspetta, vi spieghiamo perché sono a letto con lei, mamma Moni. Sì. Perché è venuta la nonna a dormire qua. Così quando viene a dormire qua occupa il mio letto, quindi devo per forza dormire qua. Facciamo veloce perché veramente è tardissimo, dobbiamo tutti andare a letto. Angelica Tommasini da Latina. Amalda Verona. Salutiamo anche Giulia da Latina. Margherita da Firenze. Salutiamo Eleonora De Francesco. Salutiamo Manvir Singh Nath. L'ultimo saluto va a Anna Pia e Michela Nenna. Però l'ultimo va a Gaia Berg. E quindi Besito. Rifacciamo. E quindi Besito. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ci vediamo bene!